Una vittoria per sognare, 3 punti per laurearsi ai campioni. Questo è il loro obiettivo, 90 minuti. Tutti da vivere insieme, benvenuti. Un saluto dall'Allianz Stadium. È sempre un piacere tornare qui all'Allianz Stadium, un vero e proprio salotto del calcio. Un saluto da Piero Gipardo e Lelia Dani, grazie per aver scelto ancora una volta di stare in nostra compagnia. Partita che potrebbe regalare loro la certezza aritmetica del titolo, un'occasione da sfruttare per chiuderla qui senza dover rimandare oltre. Mi aspetto un match dagli altissimi contenuti tecnici e agonistici. Non è e non può essere una partita come tutte le altre. Una vittoria permette di aggiudicarsi il titolo. Il mister l'avrà preparata nei minimi dettagli in queste sfide. È importante cogliere anche il momento giusto per attaccare. Per uscire dal campo con i 3 punti serviranno intensità e cuore, certo, ma tanto cervello anche. Attenzione al pallone per Vlahovic. È il gol che può cambiare la storia di questa stagione. Vantaggio fondamentale, con questo risultato sarebbero campioni. A José Pérez. Intercetta bene in zona pericolosa. Brecalo. La squadra avversaria riconquista il pallone. Prova ad affondare Federico Chiesa. Roger Ibanez. Trova Kostic. Manuel Locatelli. Danilo. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Kostic. Ecco la mela. Respinge qui il tiro. Recupera un pallone pericoloso qui. E c'è il gol, allungano sugli avversari. Ah, giocano sulle ali dell'entusiasmo, sono letteralmente scatenati. E il titolo si avvicina, non possono lasciarselo scappare ormai. Cabral ha provato a evitare la marcatura ma non c'è riuscito. Gabriel Jesus. L'appoggio su Chiesa. Intercetta bene qui il pallone. Ecco la mela. L'appoggio su Chiesa. Ottimo pallone della tre quarti avversaria. Supera di netto il marcatore. La mela! Bravo qui il portiere. Reyes. Cabral. Koulibaly. Koulibaly. Suggerimenti interessanti. Ha spazio per andare. Manovra interrotta, possono rifiatare, pericolo scampato. Ha avuto coraggio qui, giocata spettacolare che poteva meritare miglior fortuna. Il retropassaggio verso il portiere per evitare guai. Cabral. Avanza, palla al piede. Un
Possesso palla Juve inferiore a quello degli avversari. Nonostante questo sono avanti nel punteggio. L'ennesima riprova che nel calcio non sempre supremazia territoriale e vittoria vanno a braccetto. Puoi tenere la palla quanto vuoi, ma se non riesci a finalizzare, a buttarla dentro, serve solo per le statistiche. Koulibaly. Cabral. Ottima visione di gioco qui. Cerca il cucchiaio. Ha completato un fantastico hat-trick. Con questo gol può essere orgoglioso della sua prestazione. Direi proprio di sì. Koulibaly. Si gioca per il vantaggio. Pallone che ha superato la linea laterale. Brecalo. Si mette sulla traiettoria e fa su il pallone. Il tecnico ha parecchio di cui essere contento per quello che si è visto finora. Direi prestazione quasi perfetta della sua squadra. Stanno dimostrando di essere nettamente più forti, Pier. Arrivano prima su ogni pallone, riescono ad andare alla conclusione con una facilità disarmante. Si divertono proprio a stare in campo e fanno divertire i propri tifosi. E un po' meno quelli avversari, che non vedranno l'ora che finisca il primo tempo, almeno nella speranza di assistere a una ripresa diversa. Palla profonda per Chiesa. E c'è il gol, e diventano 4 i gol di vantaggio. Arriva il fischio dell'arbitro che decreta la fine del primo tempo. Ricomincia il match dell'Allianz Stadium, primo possesso. Recupera palla la formazione avversaria. Kostic. Si ferma l'azione, nessun dubbio, per il guardaline è fuori gioco. Koulibaly. Reyes. A José Pérez. Sale con il pallone. Grande possibilità. Pregevole l'intervento del portiere. Va direttamente in area. Tentativo da dimenticare di testa, ma pallone lontano dallo specchio. Danilo. Gabriel Jesus. È tutto solo qui Chiesa. Prova a calciare. E c'è la rete con una super sforbiciata, un gol bellissimo. Si fa intercettare palla qui la Juve. Cabral. Koulibaly. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Palla che supera la linea, sarà rimessa laterale. A José Pérez. Intercetta palla, vediamo se la sfruttano. C'è un gol straordinario al volo, esecuzione perfetta. Stanno letteralmente umiliando gli avversari con questo 6-0 pesantissimo.
Recalo. Palla da Luis Enrique. Palla che finisce sul fondo. Era una buona possibilità da ottima posizione. Ecco Rabiot. Koulibaly. Koulibaly. Cabral. Palla recuperata dagli avversari. Apertura su Gabriel Jesus. Intervento non semplice qui del difensore. Recupera un pallone importante in attacco. Prova da casa sua. C'era solo la potenza. Pallone che non ha inquadrato lo specchio della porta. Questo colpo è nel suo repertorio. Stavolta però non ha dosato bene. Possesso palla interrotto. Chiesa. Rabiot. Tentativo di mettere pressione. Gentile pubblico, l'acquisto di biglietti da qualsiasi fonte non ufficiale. Recalo. Così da evitare possibili truffe. Interviene e recupera. Apertura su Gabriel Jesus. Interviene bene e spazza. Ecco la mela. C'è stata la deviazione, sarà corner. Palla messa in mezzo. Battuto malissimo qui. Sarà addirittura fallo laterale. A José Pérez. Reyes. Prova a recuperare palla col pressing. 600 secondi da giocare ancora. L'allenatore osserva nervosamente l'orologio sul tabellone. Sono pochi i minuti che li separano dal trionfo. Manca solo l'ufficialità. Serviva una vittoria oggi per blindare il titolo e il risultato parla chiaro. A me sembra obiettivamente difficile che possano gettare al vento un simile vantaggio. Procede senza disturbo. Controlla questo cross nonostante la pressione. Ultimi giri d'orologio, non dovrebbero esserci sorprese. Padroni di casa con un ampio vantaggio. Cos'altro aggiungere, Pier, di fronte a una prestazione del genere? Hanno dominato, letteralmente. Alla palla buona, occhio. Deve liberarsi subito del pallone. Ancora 3 minuti da giocare. Possesso del pallone che viene recuperato. Occhio a questo pallone filtrante. Sembravano esserci presupposti interessanti, come non detto. Ci sarà solo 1 minuto di recupero. Pallone lungo sulla corsa di Chiesa. E arriva il fischio finale dell'arbitro. Sono campioni, hanno meritato e adesso comincia la festa. Hanno inseguito questo titolo per tutta la stagione. Hanno lavorato duro perché arrivasse questo momento. Ed è giusto che ora se lo godano insieme ai tifosi che esultano estasiati.